Siamo con Pier Davide Carone di Amici. Ciao Pier Davide. Ciao a tutti, un saluto agli amici di Blogosfere, buona musica. Non hai vinto Amici, però è andata bene lo stesso per te, si può dire, visto che la canzone che avevi scritto per Valerio ha vinto Sanremo. Sì, per me è andata più che bene. Intanto perché mi aspettavo che la competizione finale, per quanto riguarda Amici, sarebbe stata insomma tra le due donne, proprio come finale, al di là di chi poteva vincere tra le due, ma perché c'era stata una rivalità accesa per tutto l'anno, per cui noi altri eravamo un pochettino più distaccati, per cui i miei scopi erano altri, cercare di dare pezzi come autore, cercare di far apprezzare il mio disco una volta fuori, per cui sono soddisfatto, molto soddisfatto. Pensi che la vittoria di Valerio a Sanremo possa darti una mano oppure pensi che ti possa penalizzare? No, penalizzare assolutamente, secondo me può darmi una grossa mano la vittoria di Valerio, perché una cosa che è successa mentre ero ancora dentro Amici mi può aver esportato prima del tempo anche fuori dal contest, diciamo, per cui per me è stato un grosso vantaggio. Diciamo che il tuo pezzo è stato anche molto parodiato in rete, non so se hai sentito la versione di Elio, cosa ne pensi? Sì, no, quello mi ha dato veramente la percezione del fatto che avevo fatto qualcosa di buono, perché quando vieni preso in giro da mostri sacri come le storie tese, insomma, vuol dire che sei qualcuno, perché se loro ti... Per me è un privilegio, insomma, essere preso in giro da loro, perché loro... Insomma, io le adoro, ho un sacco di dischi. Cosa ne pensi del Festival di Sanremo? Il Festival di Sanremo da 2-3 anni si sta rinnovando, ringiovanendo, sta dando spazio a noi giovani, perché alla fine quello deve essere secondo me lo scopo principale, quello di lanciare i giovani, perché i big penso che già siano avviati a prescindere da Sanremo. Dovrebbero continuare a partecipare secondo te i big? Sì, big sì, però ci dovrebbe essere la giusta commistione, diciamo, tra giovani e big. Ecco, parliamo invece del tuo disco. Quando hai lavorato ai pezzi? La maggior parte dei pezzi presenti nel disco sono precedenti Amici e tutta questa situazione qui. 2-3 pezzi li ho scritti mentre ero, diciamo, in sala relax. E durante il pomeridiano, perché poi al serale ci hanno tolto le penne per una questione di regolamenti del gioco, e penso a Trulla le Rulla là, penso a Guarda Caso, penso a Di Notte, sono pezzi nati dentro. Ma l'ispirazione mi viene soprattutto quando mi accade qualcosa di significativo, sia in positivo che in negativo, nella mia vita. Cerco di esorcizzare attraverso le parole, i pensieri tradotti in musica. Con che artista ti piacerebbe collaborare? A me piacerebbe tanto poter ringraziare, regalando un pezzo, se lei lo vorrà, Fiorella Mannoia, perché per me è stato un grande onore il fatto che comunque lei si sia messa in gioco con me, un giovane ragazzo di Amici, duettando con me, quindi mi piacerebbe molto poterle dare un pezzo. Ecco, cosa ti aspetti dal tuo futuro? Mi aspetto conferme, perché secondo me è dal secondo disco che si può capire realmente quanto possa essere apprezzato, perché sul primo disco Amici, l'importanza che ha questo programma mi ha dato una grossa mano, e dopo dovrò cavarmela un po' da solo, per cui speriamo bene. Ci puoi raccontare un po' i tuoi esordi musicali? Quando è che hai iniziato a scrivere? Ho iniziato a scrivere appena ho iniziato a suonare la chitarra, perché già prima avevo dei pensieri che non riuscivo a tradurre in musica per il fatto che non sapevo suonare nessuno strumento. Appena imbracciata la chitarra, subito con i primi accordi è partita questa vocazione, avevo avuto 10-11 anni. Ma prima di entrare nella scuola di Amici facevi serate, andavi in giro? Sì, facevo tante serate, facevo i locali, facevo le piazze, sempre per un compenso minimo, più amatoriale che altro, per cui mi dovevo mantenere con altro. Però non ho mai abbandonato la musica, perché era comunque una passione prima che un lavoro.
Che consiglio potresti dare a un ragazzo della tua età che magari suona o vorrebbe fare questo mestiere da grande? Il consiglio che posso dare è prendere spunto magari dalla mia esperienza, parlo magari per i cantautori, per quelli che scrivono, perché molte volte il talent viene visto come fatto per gli interpreti o per un tipo di gente che comunque abbia una vocalità importante. Io ho dimostrato che anche i cantautori che magari vengono visti più come appunto espositori di pensieri, che magari non sono grandi cantanti, però puoi essere apprezzato, insomma, se fai il tuo mestiere, che è esporre in prima persona te stesso rispetto agli interpreti.